Io ci ho fatto ormai l'abitudine, però trovo un po' di difficoltà, soprattutto se devo godermi una passeggiata da sola, cosa che vorrei fare da tanto ormai e non posso fare. Messina è una città a misura di disabile? Purtroppo devo dire di no. Ecco, ovviamente per me non è una sorpresa, non lo è nemmeno per l'Associazione Senza Barriere, i cui membri ci hanno accompagnato in questa passeggiata. Abbiamo riscontrato, oltre che a livello strutturale, delle barriere rappresentate da scivoli non a norma, anche insomma, la barriera culturale rappresentata dall'inciviltà, possiamo dire, dei messinesi che parcheggiano spesso a ridosso degli scivoli che, anche se non sono a norma, comunque servono a qualcosa. Alle macchine che, diciamo, sono distratte, si mettono davanti allo scivolo e purtroppo rendono la vita ancora più difficile. Questa città adesso, che è diventato uno scalo importante per le navi da crociera, dimostra di non essere accogliente né verso i propri cittadini né verso le persone che vengono a visitarla. Il percorso è lo stesso per tutti, purtroppo le persone con disabilità hanno delle problematiche in più, in quanto purtroppo non abbiamo nessun, come dire, servizio per queste persone, quindi bisogna andare alla ricerca dei luoghi in cui queste persone possono attraversare. Molto spesso capita che ci sono delle situazioni con macchine parcheggiate e quindi perdi più tempo. Sicuramente, ecco, un disabile che viene in città e vuole fare un'escursione non la vive benissimo, ecco. Ci vergogniamo perché le persone l'apprezzano, la nostra città, e quindi poi ti fanno notare: cavolo, la tua città è bella, ma perché manca di questi aspetti, no? Quindi ti fa ancora più rabbia, perché comunque lascia un ricordo negativo e chissà se torneranno. È una città che purtroppo, a mio avviso, ancora non è pronta a 360 gradi, non tanto ad accogliere ma a includere queste persone, compresa me. La disabilità sta negli occhi di chi la guarda. Io non mi sento una disabile, io sono una comune mortale come tutti voi, e grazie allo sport io sto cercando di portare avanti questa mia idea, soprattutto che lo sport è per tutti e include tutti. L'argomento che sta a cuore a questa amministrazione, come alla precedente, è un argomento che deve partire sicuramente anche dalle coscienze di noi tutti. La parte amministrativa e burocratica, che oggi, diciamo così, è sovraintendo, deve cercare di trovare quelle soluzioni per abbattere non solo tutte le barriere architettoniche e fisiche, ma anche mentali e culturali.